rilancia la retorica della nostalgia nel racconto del rapporto tra Enrico Berlinguer, leader del Partito Comunista Italiano scomparso l'11 giugno del 1984, e l'Abruzzo di cui fu capolista per il PCI alle elezioni politiche nel decennio 1972-1982. La docufiction Un compagno di nome Enrico, prodotta dalla Fondazione Abruzzo Riforme, sarà presentata a Pescara in anteprima domani, 14 dicembre, alle 17:30 all'Auditorium Petruzzi di Via delle Caserme, alla presenza della figlia Maria, giornalista della Stampa. Stefania Misticoni, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Abruzzo Riforme, perché un docufilm su Enrico Berlinguer? La struttura dei centenari della presidenza del Consiglio dei Ministri indiva un bando sui 100 anni dalla nascita di Berlinguer e quindi abbiamo pensato, come fondazione che si occupa di storia e che ha un archivio in cui si documenta la presenza di Berlinguer in Abruzzo, il suo rapporto con gli abruzzesi, di costruire un progetto di questo tipo. L'abbiamo affidato alla squadra dei giovani di Mac Factory, che è uno spin-off dell'Università di Teramo, guidata dal professor Andrea San Giovanni. Con l'Università di Teramo stiamo collaborando da tempo e quindi è venuto su questo progetto che, con nostra soddisfazione, è stato approvato, ammesso al finanziamento da parte della struttura. La produzione originale, dedicata al celebre leader comunista, si avvale dell'interpretazione degli attori Edoardo Oliva e Sofia Ponente, diretti dal regista Andrea San Giovanni, che ha collaborato anche alla sceneggiatura assieme a Gian Lorenzo Di Matteo, Fabrizio Masciangioli e Roberto Mingardi. Riprese e montaggio sono di Andrea D'Amico, mentre le musiche originali di Paolo Bianchi con Gian Lorenzo Di Matteo, fonico di presa diretta, e Chiara D'Ortona ed Emanuela Testa, assistenti alle scene. Cosa è emerso da questo docufilm? Berlinguer era il leader più amato sicuramente della sinistra e nel Partito Comunista aveva un ruolo principale, perché quando lui è venuto capolista in Abruzzo nel 72 era stato appena eletto segretario nazionale e questo ruolo l'ha mantenuto fino appunto all'ultima volta che è stato candidato. Noi abbiamo ricostruito le tappe della sua presenza in Abruzzo attraverso sia la documentazione che abbiamo in archivio e attraverso anche la memoria orale di coloro che, tra militanti e dirigenti, hanno avuto contatti diretti e personali o comunque c'erano in quelle grandi manifestazioni e possono e hanno raccontato sia la loro emozione sia appunto il rapporto che aveva Berlinguer con il suo popolo.